La storia di Roma, la più grande e potente città del mondo antico, cominciò con un brutale episodio di sopraffazione degli uomini sulle donne. Leggenda o realtà che sia, il ratto delle Sabine è passata alla storia per essere stato l'espediente che ha permesso ai primi romani di popolare la loro città. Romolo, dopo aver fondato Roma, si rivolse ai popoli vicini per stringere alleanze e ottenere delle donne con cui procreare e popolare la nuova città. A causa del loro rifiuto, Romolo decise di ricorrere all'inganno per raggiungere i suoi scopi. Organizzò dei giochi e invitò le popolazioni vicine, tra cui i Sabini, che pensarono bene di presentarsi all'evento con mogli e figlie, convinti delle intenzioni di Romolo di stipulare patti con loro. Ma nel bel mezzo della festa, i suoi guerrieri armati di spada contro gli inermi Sabini, che erano andati a Roma in bace, rapirono le loro figlie e li scacciarono dalla città. Quando i Sabini, riavutisi dalla sorpresa, si ripresentarono a Roma per liberare le ragazze, queste si rifiutarono di ritornare a casa e si frapposero tra i contendenti per impedire un massacro. Cosa era successo? In seguito al rapimento, Romolo aveva promesso alle ragazze che mai una donna romana avrebbe lavorato per i propri mariti salvo filare la lana e che nessuna di loro avrebbe ricevuto violenza andando in sposa al proprio rapitore, solo se avesse acconsentito. Dopo il coraggio dimostrato durante la battaglia con i Sabini, facendo da scudo da una parte i padri e dall'altra i mariti, Romolo stesso volle premiare le fanciulle e quando divise Roma in 30 curie, attribuì alle zone della città il loro nome. Un'attenta analisi antropologica dell'episodio dimostra in realtà che probabilmente il ratto delle Sabine, così come raccontato, non c'è mai stato, visto che presso molte popolazioni antiche il rapimento delle fanciulle altro non era che un rituale matrimoniale, e visto che in realtà Romani e Sabini finirono col fondersi in un'unica popolazione. Le promesse di Romolo durarono molto poco. Nell'epoca regia, le donne hanno sempre occupato una posizione nettamente marginale nel contesto della società, quasi venendo considerate come mero strumento, di procreazione. La donna a Roma ha sempre occupato una posizione inferiore rispetto a quella dell'uomo. Solo i maschi godevano di diritti politici, cioè potevano votare, eleggere e farsi eleggere, anche per i diritti civili come sposarsi, ereditare o fare testamento, le donne avevano bisogno del consenso di un uomo che esercitasse la tutela su di esse. Il padre, poi il marito e in caso di morte del coniuge passavano sotto la tutela del parente maschio più prossimo. La sproporzione tra maschi e femmine derivava da un lato dell'ingiustizia sociale perché si preferiva aiutare i maschi anziché le femmine e poi dalla tradizione della pubblica esposizione che continuò ad essere usata nel primo periodo della monarchia. Praticamente nell'epoca patriarcale, quella nella quale il pater familias aveva il diritto di vita o di morte sui figli, sui propri figli, il padre doveva riconoscere il neonato. Dopo il parto, il neonato veniva deposto per terra.
Se il capofamiglia lo sollevava in aria con un gesto rituale, veniva accolto come figlio legittimo dalla famiglia e dalla società, altrimenti veniva esposto, cioè abbandonato nella strada. I neonati più a rischio di esposizione erano i deformi, gli illegittimi e le femmine. Il destino di queste bambine sarebbe stato segnato da chi le avrebbe raccolte, ammesso che qualcuno lo facesse. Il più delle volte venivano allevate da contadini o pastori che avevano bisogno di manodopera o da uomini senza scrupoli che, una volta diventate adolescenti, le avrebbero avviate alla schiavitù o alla prostituzione. La donna non aveva una sua identità, ma era solo un membro della gens, il gruppo di famiglie che facevano capo al pater familias. E in pubblico non aveva un nome proprio, ma assumeva quello della gens di cui faceva parte. Il cosiddetto praenomen, il suo nome proprio, non doveva essere svelato fuori dalla ristretta cerchia familiare. Anche durante il rito del matrimonio, quando alla sposa veniva chiesto il suo nome, lei rispondeva con quello del marito, perché da quel momento sarebbe entrata a far parte di quella gens. Varrone scrive che il nome della donna non si rende noto per antichissima consuetudine che risale a una remotissima era matriarcale, secondo il quale il nome delle donne doveva essere utilizzato soltanto nei riti religiosi per restare nascosto, soprattutto perché ai maschi era proibito conoscerlo, perché conoscere il nome di una persona significava avere potere su di essa. Nell'epoca monarchica le bambine non ricevevano un'istruzione formale, ma venivano educate dalle loro mamme, che le avviavano verso il matrimonio. A soli 12 anni, quella che per noi oggi sarebbe una bambina, veniva dichiarata viri potes, cioè donna adatta a sposarsi, possibilmente con un uomo scelto dal padre. La vita della donna nella Roma arcaica era concepita solo in funzione della famiglia, non era ritenuta in grado di provvedere a se stessa. Da piccola era sottomessa al pater familias ed è sposata al proprio marito. Prima del matrimonio c'erano gli sponsalia, la cerimonia del fidanzamento, nella quale le donne ricevevano un anello, simbolo d'accordo in vista del matrimonio. Una volta sposata era oggetto di un particolare rispetto in pubblico e in privato. Non era costretta a vivere chiusa nelle stanze, partecipava ai banchetti e accompagnava il marito negli spettacoli. L'uomo spesso non intraprendeva un affare senza aver chiesto prima alla moglie. In pubblico il rispetto per lei era altissimo, gli uomini le cedevano il passo, evitavano in sua presenza qualsiasi espressione sconveniente, era soprattutto onorata la sua funzione di madre e di prima educatrice dei figli. Nell'età monarchica e repubblicana la donna romana era sempre posta sotto tutela, cioè cum manu, perché passava dalla mano del padre a quella del marito o addirittura del suocero se il suo sposo era ancora minorenne, ma col passare del tempo cominciarono a diffondersi i matrimoni sine manu, cioè senza tutela, quelli che oggi definiremo matrimoni romantici basati sul reciproco consenso degli sposi e i cosiddetti matrimoni dovuti all'usus, cioè che avvenivano dopo la coabitazione ininterrotta di almeno un anno da parte di due giovani. Nel caso dei matrimoni cum mano, essendoci un preciso accordo matrimoniale tra le famiglie e uno scambio reciproco di beni, il divorzio era molto complicato e formale, mentre negli altri matrimoni era molto più informale. Bastava dare al coniuge un biglietto con su scritto tuas res. Tibi abeto, cioè riprenditi quello che è tuo. Il marito aveva inoltre diritto alla facoltà di ripudiare la moglie qualora questa non avesse generato dei figli, perché per i romani il ruolo della donna era appunto quello di generarli ed educarli, nel qual caso la giovane faceva ritorno alla propria gens di origine. Il rito nuziale si svolgeva in casa della sposa, prevedeva un sacrificio a favore di una futura vita comune ed era ratificato dal patto nuziale, che veniva sottoscritto alla presenza di 10 testimoni, che precedeva il banchetto nuziale.
Alla parte privata seguiva quella pubblica che i romani consideravano il matrimonio vero e proprio, la cerimonia dell'accompagnamento della sposa verso la casa dello sposo, durante la quale la sposa portava con sé un fuso e una conocchia, strumenti utilizzati per la tessitura che simboleggiavano la cura della casa. Una volta arrivata sulla soglia della sua nuova abitazione, la ragazza la decorava con bende di lana e la ungeva con lardo di maiale, come segno di prosperità. Prima di entrare doveva rispondere a una domanda rituale dello sposo che le chiedeva come si chiamasse. La risposta era Ubi tu Gaius ego Gaia, cioè se tu sei Gaio, io sono Gaia, formula che simboleggiava l'assunzione da parte della sposa del nome del marito, quindi il suo assoggettamento alla nuova gens, di cui entrava a far parte, e al pater familias di questa anche in virtù della benedizione che il marito le impartiva nel momento di entrare per la prima volta in casa. Infatti il pater familias in casa propria svolgeva anche funzioni sacerdotali. Il giorno successivo la ragazza, ormai diventata matrona, offriva per la prima volta sacrifici ai lari e ai penati, gli spiriti degli antenati, protettori della casa, che in ogni domus romana avevano un altarino a loro dedicato. Secondo il diritto romano, il marito poteva punire la moglie per adulterio o per stati di ubriachezza, perché erano convinti che attraverso il vino si potesse abortire. L'adulterio era ammesso solo per gli uomini, mentre per le donne avrebbe reso incerta la reale famiglia di appartenenza dei figli. Se il marito tradiva sua moglie con una schiava, era lecito, mentre se lo faceva con una matrona, veniva ucciso dal marito di lei. Il marito tradito che sorprendeva gli adulteri al momento poteva ucciderli, se invece questi non venivano scoperti, veniva convocato in tribunale e tutto si risolveva in privato. Più tardi la situazione cambiò. La moglie doveva essere cacciata di casa, avendo 3 giorni per denunciarla. Se il marito non lo faceva entro 60 giorni, poteva farlo chiunque. Se il marito scopriva sua moglie con uno schiavo, poteva ucciderli entrambi, ma se il complice non rientrava in questa categoria, il marito rischiava l'esilio. In genere, la donna adultera veniva segregata su un'isola, le veniva tolta metà della dote e un terzo del patrimonio. Inoltre, non poteva risposarsi e doveva uscire con la toga delle prostitute. L'adulterio, però, era diventato un vero e proprio problema, tant'è vero che Augusto, il primo imperatore, nel 18 a.C. emanò la Lex Iulia de Adulteris Cercendis, con la quale equiparava l'adulterio femminile a quello maschile, condannava all'esilio gli adulteri di entrambi i sessi e proibiva a un adultero di risposarsi. Per le donne prevedeva anche la possibilità che un'adultera scoperta dal marito potesse essere avviata alla prostituzione forzata nei bordelli. Sebbene lo stupro fosse un crimine, la legge puniva la violenza commessa su una schiava soltanto se questa avesse danneggiato la merce, dal momento che uno schiavo non aveva la legittimazione ad agire come persona. La pena era finalizzata infatti a dare un compenso al proprietario per il danno subito. Il parto costituiva quasi sempre un pericolo per le donne, anche perché o morivano durante il parto o successivamente a causa delle lacerazioni o lesioni dovute principalmente alla loro giovane età. Così, ad un certo punto, le donne cominciarono a rifiutarsi di avere i figli, causando un progressivo spopolamento dell'impero. Per far fronte a questo, l'imperatore Augusto emanò nel 18 a.C. la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, con la quale cercava di incentivare le famiglie numerose con un premio in denaro, promettendo alle partorienti la rimozione dalla tutela a cui erano sottoposte e concedendo alle donne che avevano partorito almeno 3 figli il diritto a chiedere il divorzio. Inoltre, sanciva l'obbligo del matrimonio per tutti e stabiliva multe per celibi o per coniugi senza figli e toglieva ogni diritto all'eredità alle donne che dopo 18 anni fossero state ancora nubili. Con l'età repubblicana la condizione femminile cominciò poco a poco a cambiare, ma fu soprattutto nel periodo imperiale che, pur non raggiungendo mai una sostanziale parità, l'importanza e l'influenza delle donne nella vita romana andò accrescendosi. Questo era dovuto soprattutto ad un aumento del loro livello culturale, ovviamente se ci riferiamo alle donne delle classi sociali più elevate. Dapprima in famiglia il padre si preoccupava di educare i figli maschi, delle femmine si occupava poco. Al padre spettava nutrirle, controllare la loro moralità e combinare un buon matrimonio. Il resto era affare della madre. L'educazione femminile nelle classi sociali elevate era improntata sul matrimonio, alla cura della casa e all'educazione dei figli, ai ideali di vita ritirata, alla sobrietà, alla pudicizia, alla fedeltà assoluta al marito, e questo era il ritratto della matrona, cioè della sposa per bene. Nelle case patrizie i precettori facevano il resto, indirizzando le fanciulle ad essere spose e madri. E
educandole alle attività domestiche come la tessitura alla lana e verso le virtù di castità, riservatezza e modestia. Originariamente le donne culte infastidivano e non piacevano, successivamente le cose cambiarono. Pur non esistendo una scuola pubblica per le ragazze, chi poteva permetterselo pagava un precettore privato perché insegnasse a leggere, scrivere e far di conto alle proprie figlie. Ovviamente in casa, perché uscire per andare a scuola avrebbe messo a rischio la loro verginità e potevano seguire anche corsi di danza e musica. Lo studio proseguiva anche dopo il matrimonio, anche se non era finalizzato a un futuro lavoro, perché la legge vietava che i lavori intellettuali venissero espletati dalle donne, anche se queste venivano spesso accettate come segretarie o stenografe. Eppure, il nuovo livello culturale delle matrone romane consentiva loro di discutere nei banchetti su tematiche di cultura generale, di letteratura, di oratoria e perfino di politica, creando imbarazzo fra i presenti. La nuova condizione era sottolineata anche dal posto sul triclinio, sdraiata accanto al marito, mentre prima le donne durante i banchetti dovevano starsene in disparte. La maggiore libertà delle donne è testimoniata anche dalle terme, uno dei principali luoghi di svago e di socializzazione dei romani, che avevano ormai una parte dell'edificio riservata alle donne, in cui potevano anche dedicarsi alla ginnastica o praticare giochi di gruppo o sport, come per esempio l'antenato della nostra moderna pallavolo. Orazio dice che in epoca imperiale le ragazze potevano uscire a capo scoperto, invece una donna sposata rispettabile doveva coprirsi il volto. Le donne potevano uscire di casa accompagnate da una schiava che gli reggeva l'ombrellino per il sole, scambiarsi visite, fare spese nei negozi o in tintoria e ritirare le vesti dal sarto. La sera accompagnavano il marito ai banchetti, tornando a casa anche più tardi di loro. Una delle caratteristiche di Roma e delle principali città dell'impero era la massiccia presenza di bordelli, i cosiddetti lupanari, dal latino lupa, cioè prostituta. Alcuni sono ben visibili nelle città di Pompei, frequentata dai patrizi romani per trascorrere un periodo di vacanza dalle loro attività. In realtà erano molti di più di quelli ufficiali, perché spesso venivano celati nel retro di un'osteria o di una taverna. La prostituzione nell'antica Roma era legale ed autorizzata. L'attività e lo sfruttamento della prostituzione rendevano piuttosto bene, al punto che molti patrizi costringevano le loro schiave a prostituirsi. Si racconta che lo stesso dittatore Lucio Cornelio Silla abbia fondato la propria ricchezza sull'attività di una ricercata prostituta. Le prostitute erano per lo più schiave o liberte, cioè schiave che, grazie alla loro attività professionale, avevano comprato la loro libertà ed erano in grado di affittare una camera per il loro lavoro. I lupanari erano solitamente situati in zone periferiche della città o in vicoli distanti dal foro. Davanti ad essi c'erano di solito donne o uomini che attiravano i clienti. Sulla porta era affisso un cartello col nome della ragazza e col prezzo, mentre all'interno, dove di solito c'era una sola stanza o più ambienti divisi da tende, si trovavano molti affreschi che riproducevano scene consone all'ambiente. Ritorniamo all'emancipazione femminile in epoca imperiale o preimperiale, precisando che questa, oltre che alla maggiore istruzione delle fanciulle, era dovuta alle mutate condizioni del matrimonio. Un matrimonio sine manu, ovvero un matrimonio romantico, presupponeva un maggiore rispetto tra i coniugi ed una condivisione dei destini. Molte donne hanno lasciato tracce di sé nella storia di Roma. Ci limiteremo a presentarne qualcuna, simbolo della nuova era. Innanzitutto, non possiamo dimenticarci di Ortensia, figlia del console Quinto Ortensio Ortalo, che, in quanto oratore, era stato avversario di Cicerone. Grazie al padre, Ortensia ebbe modo di studiare la letteratura greca e latina e divenne un'ottima oratrice. A poco gli sarebbero servite le proprie capacità, visto che un'antica legge del re Numa Pompilio proibiva alle donne di parlare nel foro e in pubblico. Eppure ebbe il coraggio di sfidare le convenzioni e le leggi, presentandosi nel foro davanti ai triumviri per perorare la causa delle matrone, che nel 42 a.C., sul finire del periodo repubblicano, erano state obbligate a partecipare alle spese militari. Di fronte al rifiuto dei triumviri di ascoltarla, Ortensia affermò che, poiché le guerre civili le avevano private di padri, figli, mariti e fratelli, le donne erano sui iuris, ossia non avevano alcun familiare maschile che le potesse rappresentare davanti alla legge. Se i triumviri le avessero private anche dei loro beni, non avrebbero potuto più mantenere la condizione economica e sociale a cui i padri le avevano destinate.
Le sue argomentazioni stupirono tutti. Perché mai, chiese Ortensia, le donne dovrebbero pagare le tasse, visto che sono escluse dalla magistratura, dai pubblici uffici, dal comando e dalla Repubblica? Col suo intervento riuscì ad ottenere la restituzione di gran parte del denaro sottratto. Ortensia si può considerare uno dei primi avvocati donna della storia. Una testimonianza dello stretto legame che ormai si è restaurato tra marito e moglie è data dalla toccante storia di Arria, una matrona romana, moglie del console Peto. Narra Plinio che Peto e il figlio caddero insieme gravemente malati. Il ragazzo morì. Arria ne predispose e svolse le esequie da sola, senza informare il marito della disgrazia, affinché egli restasse riguardato e potesse guarire. Quando visitava Peto, Arria mentiva, dicendo che il fanciullo si stava riprendendo. Se l'emozione era troppo forte, ella usciva e cedeva al dolore, per poi tornare commossa dal marito, come se avesse lasciato il lutto fuori dalla porta. Dopo il fallimento della rivolta contro l'imperatore Claudio in Dalmazia, Peto, che vi era coinvolto, fu condotto prigioniero a Roma per essere giudicato. Arria implorò i soldati di essere imbarcata con lui, almeno come sua schiava, avendo riguardo alla dignità consolare del marito. Di fronte al rifiuto, noleggiò una piccola barca da pesca e seguì la nave fino a destinazione, chiarendo ai suoi familiari che ella sarebbe morta col marito, qualora questi fosse stato condannato a morte. Da tale intenzione, i familiari tentarono di dissuaderla. Il genero Trasea le chiese se desiderasse che sua figlia, la moglie di lui, Arria minore, compisse lo stesso gesto. Ma Arria rispose di sì, se ella fosse vissuta tanto a lungo e felicemente con Trasea quando lei con Peto. Quando poi si accorse di essere sorvegliata dai familiari, disse che non potevano impedirle di morire e si scagliò contro il muro, battendo la testa e cadendo svenuta. Ripresa si aggiunse, «Vi avevo detto che avrei trovato comunque un modo difficile, se me ne avesse negato uno facile». Infine, allorché Peto dovette togliersi la vita, vedendolo esitante, Arria prese il pugnale, se lo invisse in petto, lo estrasse e glielo restituì dicendo, «Pete non dolet». Peto non va male, esortando così il marito a non essere vigliacco. Lo stesso gesto tentò di compierlo Paolina, la moglie di Seneca, a cui l'imperatore Nerone aveva comandato di suicidarsi. Tentò di tagliarsi le vene, ma fu fatta salvare dall'imperatore, che così la costrinse ad una vita di continuo e doloroso rimpianto per l'amato consorte. Le donne romane erano ormai talmente considerate che alle mogli degli imperatori veniva attribuito il titolo di Augusta, lo stesso dei propri consorti. Valeria Messalina, sposa dell'imperatore Claudio, era una donna bellissima, una delle più ammirate e desiderate di Roma. A soli 14 anni fu costretta dall'imperatore Caligola a sposare Claudio, zio dello stesso, un uomo di 30 anni più anziano di lei, balbuziente, zoppo e al terzo matrimonio. Da Claudio, Messalina ebbe due figli, Claudio Ottavia e Cesare, detto Britannico. Quando nel 41 a.C. Caligola fu vittima di una congiura, proprio Claudio venne proclamato imperatore e Messalina assunse il titolo di Augusta. Messalina non amava la vita di corte. Si dice che avesse avuto significative relazioni con i fratelli e che si prostituisse nei bordelli di Roma, vicino al Palazzo Imperiale, sotto il falso nome di Licisca. È stata definita da alcuni storici una vera e propria ninfomane, in quanto si prostituiva per il diletto di provare una moltitudine di uomini. Se era molto generosa con gli uomini che accondiscevano ai suoi capricci, era anche pronta a far eliminare con facilità quanti non si prestavano. Fu anche l'amante di Gaio Silio, di cui si invaghì durante uno spettacolo circense e che per lei ripudiò la moglie. Pare che per lui avesse perso totalmente la testa. Non si accontentava solo di amarlo, ma voleva sposarlo. Quindi, con le richieste del marito, gli donò i giardini del Pingio, dove voleva vivere con lui. Nel 48 d.C. arrivò al punto di scenare un vinto matrimonio a palazzo, durante una festa dionisiaca, mentre Claudio si trovava a Ostia. Narciso, l'uomo di fiducia di Claudio, a conoscenza dei misfatti della donna, rivelò tutto all'imperatore, che si precipitò a Roma per parlare di persona con la moglie e la scoprì proprio durante le finte nozze.
La donna, che sapeva fingere molto bene, chiese perdono a Claudio, ma questi decretò la morte dei due amanti. Mentre Gaio Silio non oppose resistenza e chiese una morte rapida, Messalina fuggì nei giardini di Lucullo, dove venne ripresa dal marito ed uccisa. Secondo alcuni storici, sarebbe stato lo stesso imperatore a strangolarla, per altri sarebbe stata trafitta dalla spada di un pretoriano. È stata descritta dagli storici come una donna dissoluta e senza scrupoli, tanto è vero che per far salire al potere suo figlio britannico si sbarazzò di tutti i suoi rivali. A causa di tutti gli omicidi commessi, ebbe la damnatio memoriae, cioè l'eliminazione del suo nome, dei documenti e dei monumenti a Roma, e anche la distruzione delle sue statue. Alla sua morte, avvenuta a soli 23 anni, il marito Claudio si sposò con Agrippina e nominò il figliastro Nerone, figlio di prime nozze di Agrippina, come suo successore, e questi, alla morte del padre, fece assassinare Britannico. Proprio il nome dell'imperatore Nerone è legato alle vicende di due donne, sua madre e sua moglie, che dovettero fare i conti con la sua paura di essere prima o poi assassinato o detronizzato. Andiamo con ordine. La madre, Giulia Agrippina, era una donna forte, coraggiosa e potente. Conquistò il popolo e il senato con il suo carisma. Era accorta, furba, possedeva insomma tutte le qualità che servivano per primeggiare. Tutto questo, ovviamente, generò invidie ed odio. Un giorno, un astrologo le predisse che proprio il figlio Nerone l'avrebbe uccisa appena diventato imperatore. Ma lei, senza lasciarsi indimorire, si adoperò per porre sul trono il figlio che, una volta divenuto imperatore, sposò Poppea Sabina, che sognava vendetta perché il suo precedente sposo fu condannato a morte proprio da Agrippina. Le tensioni tra il figlio e la madre arrivarono al massimo livello. Nerone tolse onore e privilegi alla madre, allontanandola da palazzo e infine facendola uccidere nel 59 d.C. Pare che sul letto, ferita, Agrippina abbia gridato ai sicari di colpire il ventre che aveva generato un tale mostro. Anche Poppea però ebbe un destino atroce. Secondo Tacito, la sua morte pare che sia dovuta ad un violento calcio avuto da Nerone durante una sua gravidanza, nel 65 d.C. Lo storico latino racconta che scatenare tanta ira sia stato un rimprovero dall'augusta consorte al marito che, come al solito, era ritornato tardi da una corsa di carri. Ma altre fonti riportano che Poppea sarebbe stata ripudiata da Nerone e si sarebbe ritirata nella sua villa d'Oplontis, l'attuale Torre Annunziata, dove sarebbe morta durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., la stessa che seppellì Pompei.